Massimo Zedda, a volte ritornano 8 anni da sindaco di Cagliari, consigliere regionale e adesso il ritorno ufficiale da candidato. Ho chiesto la mia disponibilità alla candidatura nel 2024 per Cagliari e ho detto sì. Sia la disponibilità per la candidatura a costruire un programma serio per la città che possa trovare riscontro anche nel programma delle regionali. Mettere insieme le grandi realtà della Sardegna, i comuni, Cagliari e Sassari, in prospettiva per le elezioni regionali, quindi un programma per le regionali dove si veda la rilevanza dei comuni e dello sviluppo partendo dal basso e dalle tante realtà locali, penso che sia un'opportunità con così largo anticipo che consenta anche di poter approfondire vari temi e problematiche e trovare le soluzioni. Lei ha fatto il sindaco per 8 anni di Cagliari, quindi è impossibile ovviamente non chiederle un giudizio sull'operato di chi sta per lasciare comunque Palazzo Bacaredda, vedremo se candiderà, ovvero Paolo Truzzo. Ma non, devo dire la verità, non mi interessa esprimere giudizi negativi, l'ha fatto e lo stanno facendo l'opposizione in consiglio regionale, in consiglio comunale a Cagliari e i consiglieri comunali di Cagliari, l'opposizione, stanno facendo un ottimo lavoro, mi interessa di più il futuro della città, sicuramente. Il fatto che lei dica che Cagliari deve ripartire fa capire che il giudizio non è positivo. Beh, se fosse positivo avrei votato l'attuale sindaco. No, il giudizio non è ovviamente positivo, serve per Cagliari un nuovo slancio, uno sguardo nuovo per lo sviluppo e rimettere in moto la città. L'endorsement arriva dal suo partito, riferimento i progressisti hanno chiesto, lei ha accettato di candidarsi a sindaco. Come far digerire però questa scelta al resto del centro-sinistra? Ci sono sempre interlocuzioni, rapporti, relazioni, quindi non è un fulmine a ciel sereno, anzi tutt'altro, ci sono state una serie di interlocuzioni. Detto questo, la richiesta parte anche dalle cittadine e cittadini che sistematicamente mi fermano per strada, mi chiedono che cosa debba fare il futuro, e alla fine insomma, mi sono soprattutto su questo aspetto, cioè il fronte della richiesta che mi hanno formulato tante cittadine e cittadini che ho incontrato nel corso degli anni, mi hanno sempre più convinto ad accettare questa nuova sfida. Sarebbe disponibile alle primarie? Sì, certo. Come sono... tanti anni fa era sì, già capitato. Negherei la mia storia politica se dicessi che ho esprimessi una contrarietà alle primarie. Certo, ben vengano anche le primarie nel caso in cui si sente il bisogno di creare un momento di condivisione e partecipazione popolare per la scelta della candidatura. C'è qualche partito che non vorrebbe vedere all'interno della coalizione? Penso che la Lega e Fratelli d'Italia sia... No, andando più verso diciamo il centro, per il Movimento 5 Stelle per esempio. No, perché no, il Movimento 5 Stelle lavoriamo insieme in Consiglio regionale fin da subito, abbiamo lavorato con il Movimento 5 Stelle, con i consiglieri, anzi siamo stati quelli che più di tutti hanno cercato di intessere rapporti con loro, quindi ben venga il Movimento 5 Stelle nella coalizione. Partire già a ottobre, non c'è il rischio di bruciarsi? No. Non penso no. Proprio, c'è la possibilità di costruire un programma serio, non di bruciarsi. Non da sindaco, ma da cittadino di Cagliari, qual è la prima cosa che cambierebbe? Bah, ce ne sono... Che non le è piaciuta nell'ultimo periodo, vedere diciamo, a livello di città. Avremo modo per anche per approfondire queste questioni nel corso dei prossimi mesi che saranno lunghi e di lavoro intenso politico e nella città.